Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti in allenamento pettorali oltre Po' Pavese. Allora, questo video non avrà nessun'altra presentazione perché si concentrerà solo su una cosa. Allora, c'è un detto latino che dice repetita iuvant. E nel mondo dell'informazione, dove le informazioni circolano a manetta, è normale, anzi normalissimo, che a meno che tu una cosa non la ripeta 10 milioni di volte, molto spesso si perde nell'infinito mondo delle informazioni. Allora, come sapete, l'unico, come dico da sempre, l'unico cambiamento è personale. Non ce ne sono altre. Quando la mattina uno si alza, dopo anni e anni e anni di coerenza, e sto parlando di me stesso medesimo, che vi dice di cambiare, che se ne va dall'arma dei carabinieri per non seguire uno Stato che lui ritiene antidemocratico, per usare un eufemismo, che si allena, che mangia in una certa maniera, cioè che vi dice di fare quello che lui stesso fa e farebbe, allora cercate di dargli credito. Se andate sul sito www.pietrobisanti.it, nella sezione Salva Danaio, farò questo video una volta e per tutte. Ritengo di aver creato, da un'idea semplicissima, un servizio della Madonna. Orbene, iscrivendovi, e serve il vostro documento, oltre che i vostri dati, che vengono trattati secondo le normative sulla privacy, perché se non faccio così, il servizio viene inondato di idioti. Invece ho bisogno di persone che abbiano voglia di iscriversi. Il servizio è molto semplice. Attraverso una newsletter, ogni volta che una persona mi contatta e mi fa presente una difficoltà economica, che può essere transitoria, che deve essere transitoria, quando io faccio il terzo grado all'altra parte e mi accorgo che questa persona è meritevole, non perché io sia Gesù Cristo, ma perché devo capire, non posso aprire la finestra e gettare i soldi miei e degli altri dalla finestra, quando capisco che abbiamo una persona che un nucleo familiare o chiunque che si impegni e vuole farlo e ha bisogno di aiuto perché la vita è difficile e nonostante il suo impegno è in difficoltà transitoria, allora cosa faccio? Attraverso una newsletter giro questa richiesta a tutti gli iscritti. Al momento sono 493. Attraverso questa newsletter io decido, in base all'esigenza delle persone, quanto raccogliere, che può essere 100, 200, 500, 1000, 2000. Solitamente non abbiamo superato i 2000 euro per richiesta. Questa cifra viene divisa per tutte le persone. Vuol dire che su 490 iscritti, 93, 2000 euro, sarà poco più di 2 euro. Noi con poco, queste persone hanno, gli iscritti hanno tempo 5 giorni per effettuare un bonifico, non a me, cari miei malfidenti dei miei coglioni, ma direttamente all'interessato. Non c'è nessun denaro che non passi direttamente nelle mani, che non venga trasferito da noi che doniamo direttamente all'interessato. Non ci sono conto correnti di mezzo, non ci sono conto correnti intestati ad altri, nella totale trasparenza. Io sono il primo a fare i bonifici, non ne ho, da febbraio che questo servizio esiste non ne ho mancato nemmeno uno. Dopodiché gli iscritti hanno 5 giorni di tempo per fare il bonifico. Chi non lo fa e non dice il perché non l'ha fatto viene depennato, perché abbiamo bisogno di persone serie. Dopodiché, dopo 10 giorni dall'avvio della richiesta, il diretto interessato mi rendiconta attraverso gli estratti conto l'esatta cifra che è stata versata, per poi questa cifra essere comunicata
mensilmente attraverso delle statistiche che io faccio a tutti gli iscritti. Orbene, questo servizio che è partito da febbraio ha mobilitato da febbraio aiuti, secondo me devo fare un conto, ma penso che siamo tra i 30 e 40 mila euro a fondo perduto. Sono soldi che non devono essere naturalmente ridati indietro. Questo servizio ha permesso, per farvi alcuni esempi, numero uno, di aiutare un ragazzo che dormiva in macchina di 20 anni con una famiglia disfunzionale per diplomarsi, non vi dico dove. Dormiva in macchina e gli abbiamo permesso di fare gli esami, dei soldi per gli esami che gli servivano. Hanno permesso a un uomo che è andato in Romania a prendersi il figlio, non suo, ma della sua moglie che aveva un figlio con un altro uomo, è andato in Romania a riprenderselo e ha accompagnato la moglie, e in Slovenia gli si è rotta la macchina con delle spese enormi. L'abbiamo aiutato. Abbiamo aiutato gente con migliaia di euro di bolletta della luce. Li abbiamo aiutati. Abbiamo aiutato gente che era sotto sfratti esecutivi. Li abbiamo aiutati. Abbiamo gente che aveva 3.000 euro di arretrato di spese condominiali. Li abbiamo aiutati. Volete la lista ancora lunga? E sapete cos'è la cosa bella di questo servizio? È che non c'è ipocrisia, non c'è buonismo, non c'è niente. Se mi chiami e sei un fancazzista e cerchi di estorcere soldi, ti mando a spianare. Se sei una persona in buona fede che ha bisogno, sei il benvenuto. La regola vuole che questo servizio non chieda più di un euro per volta a richiesta a tutti gli iscritti e non più di 15 euro al mese. In questa maniera si possono mobilitare massimo 15.000 euro di sottoscrizioni in generale a persone che hanno bisogno. E questa regola la metterò in pratica quando raggiungeremo i 1.000 iscritti. Al momento questa regola è in stand-by, ma al tempo stesso vi posso garantire che nei mesi in cui ho chiesto di più, una persona pro capite è già tanto si è dato 20 euro in un mese, spalmati in un mese, 2-3 euro alla volta. La semplicità di questo servizio è questa. Numero uno, tutti si dà e quando tutti danno poco. È inutile fare beneficenza indebitandosi a propria volta. La beneficenza deve essere qualcosa in sovrappiù, che non tocca il bilancio. E questa è una cosa fondamentale. Servizio completamente su base volontaria. Si esce, si entra quanto cazzo si vuole. L'unica cosa che conta è quando si è dentro, ci sia serietà. Questa è l'unione. Non l'unione di manifestare in piazza che non serve a un cazzo. Non l'unione di rip quando muore qualcuno. Non l'unione di Simoncini insegna agli angeli ad andare in moto quando muore. Non l'unione quando si vede un bambino disabile col cuoricino. Queste sono tutte cose smielate che lascio agli inferiori, alle meduse, ai trogloditi, al plankton, a tutta la gente che vive di finte emozioni. Io sono dell'idea che il mondo è un postaccio e quindi bisogna essere solidi, chiari e concreti. Perché faccio tutto questo? Tutto questo lo faccio anzitutto per me stesso. Lo faccio per me stesso perché mi piace passare all'azione. Io non piango tutte le volte che mi arriva una richiesta. Molta gente arriva nella merda perché si è messa da sola nella merda. Ma in generale sono dell'idea che i più forti debbano aiutare i più deboli, allorquando i deboli non siano dei infacazzisti, piagnoni, frignanti. Orbene, questo servizio non è come il Movimento a 5 Stelle, che dice una cosa e
poi ne fa un'altra. Daremo metà dei nostri soldi per sempre, tutto fumo negli occhi. Questa è una cosa seria, oltretutto che costa pochissimo in termini di fatica e in termini di spesa pro capite. Allora, al posto di inondare il mio canale con "bravo Bisanti, bravissimo, sei un mito, sei un grande", a me i complimenti piacciono quando vengono dal cuore, ma ancor più dei complimenti mi piace passare all'azione. Orbene, nessuno vi obbliga ad iscrivervi, ma pur essendo io forte e indipendente, in questo caso è una cosa che non posso gestire da solo, e da solo non vado da nessuna parte. So che non bisogna sbandierare la propria beneficenza, ma vi posso garantire che avete a che fare con una persona che, oltre ad avere un rapporto meraviglioso col denaro, sgancia a più non posso nel momento in cui persone a lui care hanno bisogno. In questo caso sono persone che non conosciamo, e quindi è giusto che questo impegno sia diviso equamente fra tutti. www.pietrobisanti.com/salvadanaio. O lo fate adesso o non lo fate mai più. Perlomeno, se non lo fate, non vi alzate al mattino lamentandovi dicendo "non siamo mai uniti, tutti pensano i cazzi loro, bababim bababam", perché un'opportunità di fare diversamente l'avevate. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.